Bentornati in mia stanza o benvenuti se siete nuovi. In questo caso vi ricordo di iscrivervi al mio canale e azionare la campanella per non perdere nessun video. Quest'oggi faremo un haul da AliExpress, da cui ho comprato anche un po' di magliette, diciamo un po' di roba, così la provo e vi faccio vedere comunque la comparazione con le foto e come mi sta addosso. Ma cominciamo subito con il video. La prima cosa sono queste spugnette, sono tre, sono tutte sporche perché le sto usando, quindi scusatemi. Ma sono delle, praticamente delle beauty blender che mi sono arrivate in questa scatolina, quindi anche abbastanza impacchettato bene, non tipo buttate dentro la busta e lanciate alla posta. E sono di tre dimensioni, una grande, una media e una piccina. E sono davvero davvero bellissime, io mi sono innamorata, sono super morbide. L'unica cosa è che all'inizio questa media praticamente mi lasciava dei pezzetti di spugnetta nera sul viso come l'applicavo, però ho notato che una volta lavate un paio di volte questa cosa ha smesso totalmente, quindi sono davvero felice e continuano a cadermi queste spugnette. State su. Comunque, sono davvero utili perché tipo questa la uso per il contorno occhi, poi tipo questa per quella media per il contouring in crema, di solito se lo faccio, e questa grande ovviamente per il fondotinta. Poi una volta bagnata questa tipo diventa enorme e bellissima, anche se io non la bagno totalmente tipo sotto l'acqua corrente, ma la spruzzo un po' e basta. Comunque sono davvero davvero carine e abbastanza simili, quindi io gli do un 5 praticamente su 5, un 5 su 5 direi, sì. Ah sì, questa volta ho deciso di fare una votazione per ogni oggetto, quindi ditemi voi cosa ne pensate anche. Il prossimo oggetto è una cosa che uso spesso quando vado a mangiare fuori ed è questa borsa frigo praticamente di Totoro in teoria, che è un sacco carina, è abbastanza grande, tipo è quanto la mia faccia praticamente, da contenere comunque il mio contenitore per il pranzo, che è tipo così più o meno, quello piccolo perlomeno, perché quello grande non penso ci sia. Comunque dentro è fatta come tutte le borse frigo con questa specie di stoffa che dovrebbe tenere il fresco. Però nonostante tutto, va bene che l'ho pagata tipo 2 euro 3 qualcosa, potevano farle dei manici un po' più carini, cioè questi, non so, sono un po' così. La stampa è abbastanza carina, anche se gli manca il naso e la bocca, Totoro poverino, quindi gli do un 2 e mezzo, però per essere diciamo riguardo alla foto è abbastanza simile. Questa è la larghezza, quindi anche abbastanza larga. Non è male, è abbastanza, diciamo, compatta per portare il cibo, è quanto una borsetta normale. Però comunque 2,5-3, perché poteva essere fatta meglio, certo. Il prossimo oggetto è una cosa un po' particolare, nel senso che non... spero non mi serva mai questa cosa. È arrivata dentro questa confezione di carta e plastica. È praticamente un accessorio che si attacca nelle borse o nel telefono, appunto è a forma di ale, super carino, ed è praticamente contro le aggressioni. Infatti tirando questa aletta piccina qua sotto, questo aggeggio comincerà a suonare in modo allucinante e raggiunge, appunto qua c'è scritto, i 90 decibel. Quindi sì, adesso ve lo vorrei far sentire, solo che preparatevi perché potrebbe essere forte. Io lo metterò un po' più lontano, così tipo non vicino al microfono, non vi assorda, anche lontano dalla mia faccia. Pronti? Ok, comunque fa questo rumore che è abbastanza fastidioso, e se messo tipo vicino all'orecchio dell'aggressore tipo probabilmente gli fa perdere l'udito, perché è fortissimo. Infatti c'è scritto di non metterlo vicino alle orecchie, però se vi stanno aggredendo, vabbè. Comunque spero di non doverlo mai usare, che non mi serva, ma nel caso almeno ho una
diciamo, cosa che potrebbe farmi sentire da qualcuno. Passiamo adesso alla roba, questo tipo è piccolissima, io pensavo quando è arrivato che non fosse minimamente quello che avevo ordinato, ma invece lo è. È praticamente una canottiera, un crop top perché è corto, è piccolissimo perché è taglia unica e pensavo sinceramente non mi entrasse perché, ecco, sono dotata di tette e quindi ero tipo, ok, non mi entrerà mai, questa cosa è per bambini. Però devo dire che il tessuto è morbidissimo, mi piace un sacco e anche come sta addosso è un sacco carino. Ovviamente un crop top, io lo uso con dei pantaloncini corti e nero. Non ha l'etichetta, quindi non so in che materiale sia, ma presumo tipo poliestere e spandex e quelle robe lì. E adesso lo proviamo e vi dico un po'. Come vedete è abbastanza aderente, è un sacco carina. L'unico problema è che essendo taglia unica io la allargo molto e quindi risulta un po' trasparente, non so se si vede, ma comunque come vedete arriva un pochino sopra tipo alla vita, non è male dietro così, ed è abbastanza comoda, confortevole, nel senso non stringe in determinati punti. Quindi io a questa gli darei un 4 e mezzo, sacco carina. Prossimo oggetto, anche questo nero ovviamente, tipo la mia fantasia nei colori è davvero davvero bassa, nel senso che io compro solo cose nere praticamente, se non fate eccezione per alcune rare occasioni. Ma è una maglietta, questa con un taglio a barca, un sacco carina. Ha un tessuto rispetto a quella di prima leggermente lucido, può essere, però è un sacco morbida. Questa è un XL, perché sapete che se voi ordinate da AliExpress sapete che tipo dovete ordinare non la vostra taglia, ma tipo almeno due taglie oltre la vostra, perché non ce la possono fare, perché hanno taglie cinesi, quindi. Comunque è lunga, è un sacco carina, maniche corte. Ed è un sacco morbida. Adesso la vedrete indossata. Ecco qua, così risulta questa. Anche questa mi piace un sacco. Questa è abbastanza lunga, non è un crop top, però è morbida, è confortevole e questa non è trasparente. Quindi, punto in più. Questa ne darei un bel 5 perché è davvero davvero morbida, confortevole e è perfetta. Quindi, siccome la maglietta di prima mi è piaciuta davvero davvero un sacco, l'ho ordinata anche in questi due colori che sono bordeaux e questo color petrolio. Davvero io amo questo colore. Comunque non ve le faccio vedere indossate perché sono praticamente la stessa cosa di quella nera, quindi sono tutti e due di nuovo XL. Sono un sacco carine, però una me la metto perché vi devo far vedere il prossimo oggetto, che è questa cosa qua. E voi direte, che cosa diavolo è? Sarà quell'ammasso di fili? Adesso lo vedrete indossato. Ok, ora tenterò di mettermelo, che ogni volta io non capisco come è il verso, ma proviamoci. 2 hours later. Questo è infilato, ovviamente, come potete vedere, io di solito la metto sotto. Già una cosa che vedo è che questa parte è molto più lunga, infatti sto pensando di tagliarla e aggiustarlo perché, ok, che la metto sotto i vestiti, però dietro è tipo reggiseno, comunque sono le bretelle, qua il collo è comunque regolabile perché qua ha questo coso per regolarlo nel caso, altrimenti potete anche tagliarlo e non mettere solo questa parte. È un sacco carino, ma se ovviamente questa parte la devo aggiustare da me, quindi non è un... anche questa è una taglia, se non sbaglio è forse la L, no, ok, ho guardato nell'etichetta che sta tipo qua dietro ed è una M, quindi non capisco il perché di queste così lunghe, cioè che ha le tette grandi qua, cioè qua ci sono le ascelle, non ci sono le tette. Comunque
Per il resto è un sacco carino, nel senso, sotto anche una magliettina semplice la fa un po' più rock, un po' più quello che volete, ragazzi. Comunque, per me è un sacco carina. Lo trovate sotto il nome Arnes, se non sbaglio, perché è un... In italiano non ho la minima idea di come si chiami, perché Arnes è tipo imbragatura, quindi boh. Però è un sacco carino, consigliato, ma contate che dovete aggiustare questa roba qua. Quindi io gli darei un 2, 3, gli do un 3 perché questa roba è da aggiustare. Però per il resto mi piace un sacco. Allora, è fatto di elastici, perché l'altro, ne ho anche un altro che è fatto di tessuto elastico. Questi invece sono proprio elastici, infatti questa parte tipo non è molto molto confortevole, nel senso che taglia un po', no, non taglia nel senso tagliare, ma nel senso dà un po' fastidio al collo, però per il resto non fa male. Questi sono anellini di plastica, come potete vedere. E niente, è abbastanza carino. Faccio le ali per volare. Whee! Ultimo prodotto del quale mi stavo dimenticando, infatti sono tipo cambiata in un posto diverso, comunque con la cosa un po' vicina. Sono queste. Ah, sono bellissime. Sono due paia di orecchiette da elfo. Cioè, due paia perché queste sono quelle corte e queste sono quelle lunghe, vedete? Queste dovrebbero essere tipo 10. Non lo so, nel coso c'è scritto 10 e 12 o 9 e 12, non ricordo. Comunque, sono un sacco carine. Praticamente si mettono così. Ok. E dovrebbero rimanere su. Io le ho usate anche per il video di NYX e le ho colorate anche, quindi tengono bene anche il colore. Poi se mettete tipo i capelli, questo se riesco a non staccarle. Allora, io stavo pensando se tipo se dovessi usarle per un cosplay di attaccare questa parte dell'orecchio alla protesi, perché ho sinceramente paura di perderle per il fatto che hanno questo tipo di incastro. Però, cioè, anche per un paio, per delle foto sono un sacco carine. Sono un elfo. Comunque queste sono quelle lunghe, mentre queste qua sono più corte e sono tipo, non so, da hobbit. Però sono comunque un sacco carine anche queste. Elfo, un elfo con le orecchie corte. Comunque sono un sacco carine. E comunque vedete, anche se scuoto la testa non è che si staccano, cioè per me è una questione, forse più queste perché sono più lunghe quindi ballano un po' di più, però un sacco carine. Bene, questo è tutto, io spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Metterò tutti i link delle cose che ho comprato, se sono ancora disponibili, spero di sì, qui sotto nell'info box, quindi andate a dare un'occhiata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!